Salve a tutti, un cordiale saluto da Flavio Ordisone, formatore presso Ipnospab Don Bosco di Vercelli, nonché responsabile marketing e organizzatore di eventi del nostro CFP. È un comunicato stampa un po' particolare, in sintonia con il periodo che stiamo vivendo. Vi comunico così a distanza la nostra prossima iniziativa. Parliamo della giornata di venerdì 29 gennaio, quando alle 17 consegneremo gli attestati e i diplomi di qualifica professionale agli allievi che hanno concluso l'anno scorso il loro percorso formativo. Dicevo, è una giornata un po' fuori dalle righe perché li consegneremo in maniera direi virtuale. La trasmissione però è stata organizzata chiedendo anche la collaborazione di tutti gli allievi che in alcune giornate della settimana sono comunque presenti presso il nostro centro. Ecco che allora con piccole o grandi responsabilità abbiamo interessato il corso di giardinaggio per gli addobbi floreali, il corso delle acconciatrici per quello che riguarda trucco e parrucco della presentatrice. Il corso dei falegnami per piccola carpenteria teatrale, il corso di termoidraulici, dei meccanici d'auto e della meccanica industriale per tutti quelli che sono gli attrezzi che serviranno all'allestimento dello studio. Perché, bene sì, il Salone Mamma Margherita sarà allestito come uno studio televisivo nel quale la troupe di Vercelli Web TV di Paolo Ignetti registrerà in parte e in parte andrà in diretta proprio questa grande occasione. È un'occasione anche un po' particolare perché abbiamo pensato di inserire a fianco ad ogni corso premiato un testimonial d'eccezione. Siamo andati a interessare il mondo dello sport vercellese, nazionale e anche direi mondiale perché avremo dei campioni olimpionici. Abbiamo interessato il mondo dello spettacolo con rappresentanti del cabaret, dei teatri dialettali, del mondo della musica, del mondo della magia, perché no? Ricordo che domenica è la festa di Don Bosco. Don Bosco è il protettore dei prestigiatori. Avremo un intervento di grossi nomi anche in questo settore. Ma non voglio svelarvi più di tanto. La prossima settimana sarò più preciso nel comunicarvi l'elenco dei nostri testimonial. Grazie alla collaborazione di tanti sponsor abbiamo costruito questa magnifica giornata, o almeno ce l'auguriamo che sarà magnifica, e che sarà introdotta dai saluti di Don Guido Candela, direttore dell'Opera Salesiana, poi da una serie di saluti istituzionali sia religiosi che civili. E poi, a conclusione, avremo il saluto del nostro direttore, Don Gabriele Migliette, direttore del nostro centro di formazione professionale. Ci saranno anche dei contributi dove presenteremo un mini filmato chiamato Una volata su Knossos, che vi presenterà tutti i nuovi ambienti, del nostro centro di formazione professionale e ci occuperemo anche di presentarvi l'ultimo acquisto. Nel settore automotive parliamo di un ponte super tecnologico, un ponte Provadas, ma non voglio svelarvi di più. Però con l'occasione voglio ringraziare veramente di cuore la collaborazione piccola o grande, la responsabilità piccole o grandi che tutti i nostri allievi hanno dimostrato nei confronti di questo grande evento. Ringrazio anche i formatori che si sono così preoccupati di collaborare finché la giornata diventi, spero, veramente memorabile e assieme a tanti altri video, a tante altre situazioni, a tanti altri eventi, venga inserita nel grosso contenitore di tutto quello che in questi ultimi anni il Ipnospab Don Bosco propone, fa conoscere alla cittadinanza e non solo, e porta soprattutto in alto sempre di più il nome di Don Bosco. Mi raccomando, non mancate di collegarvi su Facebook alla nostra pagina ufficiale Ipnospab Vercelli e di seguire a partire dalle 17
questa bellissima diretta streaming. Grazie a tutti ancora. Vi aspettiamo.